Per mesi i risparmiatori e gli azionisti delle popolari venete, che dopo il crack si sono trovati con un pugno di carta straccia in mano, hanno chiesto che si facesse chiarezza in tutte le direzioni, che si provasse a capire perché nessuno si fosse accorto che dentro i due istituti di credito, la Montebellunese Veneto Banca e la Berica Popolare di Vicenza, qualcosa non funzionava. Dubbi e sospetti che ora hanno spinto i magistrati a mettere sotto la lente di ingrandimento l'ente che aveva potere ispettivo negli istituti di credito, Banca Italia, l'istituto guidato da Ignazio Visco. Ad anticiparlo il Fatto Quotidiano, che ha rivelato come l'inchiesta sia finita nelle mani del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, e dei sostituti Maria Sabina Calabretta e Stefano Pesci, già titolari dell'inchiesta su Veneto Banca. L'indagine sarebbe nata proprio da un memoriale di un ex manager di Banca Intermobiliare controllata da Veneto Banca, depositato il 30 giugno scorso dall'avvocato Michele Gentiloni Silveri, cugino del Presidente del Consiglio. L'accusa contenuta riguarderebbe il comportamento della vigilanza durante l'acquisizione di Intermobiliare da parte di Veneto Banca, e nel memoriale sarebbero elencati anche i presunti errori compiuti durante l'ispezione. Un fulmine a ciel sereno che, oltre a costare la riconferma a Ignazio Visco, potrebbe anche avere ripercussioni sulle inchieste delle procure venete. Nel caso di Veneto Banca, alcuni documenti hanno già fatto la spola due volte sull'asse Treviso-Roma. Insomma, se ancora una volta puntare troppo in alto potrebbe fisiologicamente allungare i tempi, è anche vero che per la prima volta gli investigatori hanno puntato così in alto.